si sono svolte nelle periferie. Però, diciamo, in tutto questo vuoto, come dire, l'amministrazione non ha incrociato questo attivismo e ha pensato. Allora, intanto partiamo dall'assumere le posizioni delle realtà associative sulla fondazione di partecipazione, col distinguo però che noi oggi non intendiamo parlare di questo, intendiamo parlare e mettere a fuoco insieme a chi fa cultura in città l'inizio di un percorso che guardi al sistema cultura appunto in maniera integrata e che avvii una contrattazione sociale e territoriale che incrocia non solo la costruzione di una pianificazione e di un'idea di cultura in città, ma incroci anche la nuova programmazione europea. Al momento noi possiamo dire questo sommessamente, senza nessuna, diciamo, protervia, che l'ultima volta che ricordiamo che si è progettato integrando edifici e integrando iniziative culturali è stata ai tempi di Di Nunno. Dopodiché c'è stata una grande discontinuità, le associazioni sono ovviamente molto sole, ma sono una fetta, diciamo, dei protagonisti del mondo culturale. Poi ci sono i professionisti e poi c'è tutto il sistema pubblico che è fatto di strutture, che è fatto di lavoratori. Quello che manca è, come dire, una capacità progettuale che metta in rete tutto per costruire il servizio, il sistema dei servizi culturali integrato, rivolto ai cittadini dall'infanzia alla vecchiaia. Incrocia una fase di grandi finanziamenti che però a sua volta ha incrociato una fase di grandi definanziamenti. Noi continuiamo a pensare che il tema non sia quello di un unico edificio né di un contenitore che metta tutto insieme. La CGIL vuole accompagnare in quanto soggetto terzo, cioè che rappresenta interessi, diritti di natura generale, ma anche diritti di natura, diciamo, individuale, come quelli ad esempio dei lavoratori. Vuole accompagnare un processo che vada ad individuare delle priorità, delle finalità, degli obiettivi. E noi vogliamo provare a vedere se col mondo di chi produce cultura, col mondo associativo che si occupa di fare un alto livello di fruizione culturale con le istituzioni, è possibile condividere delle linee da portare all'amministrazione in un confronto contrattazione per arrivare ad un accordo di programma. Noi, come dicevo in premessa, partiamo da quella posizione con un'aggiunta: se dopodomani qualcuno volesse dire partecipate, questo è il contenitore, partecipate. È ovvio che il processo è immaginato in maniera assolutamente invertita, perché si parte dai contenuti e poi si arriva ai contenitori. I contenitori, cioè l'amministrazione ad Avellino rifiuta di svolgere un ruolo di regia, ma questo possiamo dire che accade a 360 gradi. Il sistema cultura intreccia il sistema welfare, intreccia, diciamo, tutta l'organizzazione della città e la funzione di regia manca. Quindi dal nostro punto di vista non si può partire dai contenitori. I contenitori restano scatole vuote o possono diventare, come dire, contenitori pericolosi. Io innanzitutto ringrazio Franco Fiordellisi e tutta la CGIL per questa occasione, che poi qual è il tema che purtroppo affligge questa città? Appena c'è una iniziativa, subito ci si schiera in maniera contraria, senza neanche discuterne. Prima ci si lamenta che c'è immobilismo, non si fa niente, quello che c'è non va bene, poi appena c'è un'iniziativa parte subito la batteria dei disperati che dicono non va bene, senza chiaramente motivarlo. Invece trovo molto interessante, molto costruttiva e anche molto lungimirante la posizione della CGIL che ha detto: caro sindaco, sediamoci intorno a un tavolo, magari anche nelle differenze, ragioniamo, capiamo qual è la tua idea, ecco, te la chiediamo, esponicela, perché allo Stato nessuno ha mai chiesto al sindaco e all'amministrazione quale sia l'idea reale di sviluppo culturale, quale sia la mission della fondazione, ma come al solito questi mediocri. Alcuni di questi mediocri hanno detto noi siamo contrari, invece stasera avremo l'occasione per confrontarci, verificheremo anche quali sono le criticità che la segretaria
della sezione cultura responsabile ha manifestato, magari alla fine verrà fuori che siamo tutti d'accordo e che c'è una idea condivisa di sviluppo culturale in città, oltre che di politica culturale. Ma guardi, allo Stato non ne vedo, non ne riscontro, perché rispetto a un modello di partecipazione che si era immaginato abbiamo mantenuto fede. Io ero in consiglio comunale quando discutemmo della istituzione, costituzione, nascita di una fondazione di partecipazione. Mi sono battuto affinché si approvasse questo modello. Prima si immaginava solo per l'ex Eliseo, poi io ho immaginato invece di ampliare l'utilizzo di questo strumento, credo fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali, anche al teatro, a Villa Mendola e poi vediamo ad altre strutture, una fondazione che però sia evidentemente di controllo pubblico. Non posso immaginare di lasciare la gestione del patrimonio comunale ai privati. I privati devono esserci, sia chi magari contribuisce con elargizioni, sia le associazioni o comunque i gruppi che si impegnano. E infatti nel CDA della Fondazione noi abbiamo individuato due presenze che sono di espressione privata, una tra l'altro delle associazioni, e questa è partecipazione a costo zero di fatto, il controllo è pubblico perché così deve essere, che poi oggi il sindaco sia Gianluca Festa. E beh, questo è un dato, ma tra 20 anni non lo sarà più. Nella fondazione però rimarrà il controllo del sindaco, indipendentemente dal nome. Qualcuno invece vede il nome di Gianluca Festa ed è come Rocky con Ivan Drago o viceversa.